Allora, buon pomeriggio, bentrovati. Mi chiamo Luca Tremolada, sono giornalista del Sole 24 Ore. Siamo a Talking Gaming to the Next Level. Insomma, oggi facciamo incontrare la Svizzera e l'Italia, anzi, parliamo dell'industria del videogioco svizzera e l'industria del videogioco il mercato italiano per capire, insomma, quali sono i punti in comune, quali sono le divergenze, anzi, le differenze. Cosa possiamo imparare noi da loro o loro da noi? Insomma, lo scopriremo. Chiaramente ci saranno tantissimi ospiti, c'è il mondo dello sviluppo italiano, c'è la politica, ci sono i padroni di casa, anzi c'è il padrone di casa. Io direi di chiamare subito e di avvicinarsi qui al microfono Marco Accordi Rickers, che è il fondatore della fondazione Vigamus ed è anche il padrone di casa. E la prima cosa che è giusto chiederti, insomma, è dove siamo in questo momento. Anche se qua c'è una penombra stranissima, però il posto è incredibilmente interessante. Grazie mille Luca, io accolgo tutti i visitatori con grande piacere all'interno di Vigamus, del Videogame Museum di Roma. Noi siamo il primo museo italiano del videogioco riconosciuto, quindi ufficialmente un museo, aperto da 9 anni e il secondo in Europa dopo il nostro omologo di Berlino in Germania. Siamo anche stati fondatori di una federazione europea di enti che si chiama EFGAMP, di enti che promuovono la preservazione, la valorizzazione e la cultura del videogioco. Quindi per noi è molto importante ospitare un evento che mostra tutte le potenzialità non solo culturali ma anche industriali di questo settore. Quindi per noi diciamo è bello e importante ringraziare l'ambasciata di Svizzera in Italia, quindi il delegato e il responsabile d'affari, il dottor Michele Coduri, e poi ovviamente anche il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, Anna Scani, e Idea per il supporto e tutte le aziende italiane e svizzere che sono qui oggi. Quindi grazie a tutti. Grazie Marco, mi hai già anticipato tutti gli ospiti che dovevo presentare, va benissimo così. Io comunque vi racconto, non l'ha raccontato Marco, qua siamo al Museo del Videogioco, per cui voi vedete solo noi, ma qui intorno ci sono immagini, pezzi, insomma, testimonianze di 20, 30 anni di videogioco, per cui dalle console ai titoli. Ora, l'organizzatore, che io ringrazio tra l'altro perché mi hanno invitato di questo evento, chiamerei l'incaricato d'affari dell'ambasciata svizzera, Michele Corduri, per un saluto istituzionale e anche per, insomma, raccontarci un po' perché avete voluto questo evento. Grazie mille, stimata sottosegretaria Scani, gentili signore e signori relatori, cari cari partecipanti in sala e attraverso lo schermo. È un grande piacere per me darvi il benvenuto in questo luogo unico e dedicato alla storia, però una storia direi molto contemporanea. Passando nei locali qua mi sono sentito un po' più giovane di quanto sono attualmente e vorrei quindi ringraziare sentitamente il Museo del Videogioco e la Fondazione Vigamus per l'ospitalità e l'appoggio nell'organizzazione di questo evento che si presenta molto interessante. A questo proposito saluto e ringrazio le relatrici e i relatori, così come il moderatore, il dottore Luca Tremolada, a cui fra poco cederò di nuovo la parola. La conferenza odierna si iscrive in un ciclo di eventi che noi abbiamo chiamato La Svizzera delle Idee, lanciata alcuni anni fa dall'ambasciata come momento di riflessione sulle sfide che abbiamo oggi alla ricerca di esempi di innovazione che permettono alla società di evolvere e che generano benessere in questa nostra società in rapida mutazione. Si tratta quindi di presentare esempi, aziende, ma anche capire quali sono le sfide a cui stiamo andando incontro. E se andiamo nel mondo dei videogiochi, penso che nessuno in questa sala mi smentirà quando dico che ognuno di noi, indipendentemente dalla sua abilità tecnica, ha un'esperienza diretta col videogioco, ma anche con le tematiche che toccano il videogioco.
che siano le tematiche più economiche, le tematiche di protezione della gioventù, o anche gli elementi come l'export, il ruolo sui posti di lavoro, i contenuti di uno o l'altro prodotto di grande richiamo e di grande impatto. Ma anche un problema che secondo noi diventa sempre più importante, che è l'importanza dell'inclusione, della lotta contro la discriminazione anche in questo campo virtuale del videogioco, ma non solo limitato al videogioco. L'industria di cui parleremo stasera costituisce un settore economico che rappresenta oltre 150 miliardi di euro di fatturato globale annuo, tendenza chiaramente crescente, e si parla di oltre 2 miliardi e mezzo di giocatori al mondo. Sono cifre molto impressionanti che devono farci riflettere, ma che mostrano anche la grande capacità di innovazione di questo settore. Paradossalmente però, di fronte a un consumo di videogiochi che è ancora cresciuto durante la pandemia, le potenzialità a livello di impieghi, di creazione di valore, di catene di valore aggiunto, sono ancora relativamente poco tematizzate e, con qualche lodevole eccezione, la signora Scanni che la personifica molto bene, anche poco sotto la luce dei riflettori della politica. In questo senso l'evento odierno desidera presentare alcuni esempi virtuosi in Italia e in Svizzera, nell'ottica dell'ecosistema imprenditoriale legato al settore del videogioco, ma vuole anche essere stimolo per rafforzare la cooperazione fra i nostri due paesi. La Svizzera e l'Italia hanno una lunga frontiera in comune, la più lunga terrestre per l'Italia, una frontiera che unisce più che dividere. Si pensa ai grandi legami culturali, alla lingua comune che abbiamo, ma anche a un interscambio settimanale di 1 miliardo di franchi svizzeri, che sono oltre 900 milioni di euro. Tutti questi legami speriamo noi con questa serata di rafforzare ancora, mettendo l'accento su un settore estremamente dinamico e stimolante che può servire a tutti di esempio. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ridò il microfono. Grazie, mi fa piacere sentir parlare, grazie, c'è un piccolo applauso. Allora, mi fa abbastanza piacere vedere una persona con i capelli bianchi come me che parla di videogiochi, perché poi stava facendo il calcolo e hanno 40-45 anni, per cui insomma siamo da queste parti. Allora, mentre credo che ci siano delle operazioni per il microfono, volevo introdurre e dire semplicemente una cosa. Ma l'Italia, ma verrà approfondito questo tema nel corso della tavola rotonda, è un paese che mangia, consuma tantissimo videogioco, ma non ne produce altrettanto. Siccome ho capelli bianchi, per cui ho seguito questa industria da un po' di tempo, devo dire che una costante è stato anche un rapporto non sempre facilissimo con la politica. E io l'ho sempre legato anche a un fattore anagrafico, nel senso che c'è una generazione, insomma, di politici che non l'ha conosciuto, insomma, il videogioco, o l'ha visto molto da lontano. Per questo mi fa molto piacere, tra le altre cose, invitare qui Anna Scani, sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, che insomma porta una testimonianza e ci racconterà anche quello che sta succedendo, come nel Ministero dello Sviluppo Economico stanno guardando il videogioco e non solo al Ministero, naturalmente. Grazie di essere qui. Grazie mille, grazie a voi anche per consentirmi di fare il mio primo intervento nella storia accanto a Space Invaders, che insomma ho visto in altre fasi della mia vita, e quindi sicuramente questa è una bella novità. E no, grazie mille ovviamente a chi ci ospita, a chi mi ha preceduto, a chi ha voluto questa iniziativa, naturalmente all'ambasciata svizzera. Condivido pienamente l'auspicio a rafforzare la cooperazione tra i nostri paesi, che per fortuna è già molto solida.
Vengo però al merito dell'iniziativa di oggi. Io in realtà ho avuto modo di occuparmi di industria del videogioco dal versante culturale. Quando ero capogruppo nella Commissione Cultura parlavamo di imprese culturali e creative, spingevamo affinché si comprendesse, insomma vedo chi con me allora già dialogava, l'importanza dal versante culturale dell'industria del videogioco. Naturalmente dal lato del Ministero dello Sviluppo Economico questo è ancora più significativo, perché a questo punto possiamo davvero considerare il versante industriale come rilevante. E lo è, se è vero come è vero che i videogiochi nel mondo hanno 2 miliardi e mezzo di utenti, che è un'industria che mobilita 180 miliardi, si tratta di un'industria enorme e tra l'altro di un'industria in espansione. Anche nel nostro paese in realtà è un'industria che pur faticosamente, pur lontano dai riflettori spesso, ha mosso dei passi molto interessanti e che di recente, mi permetto insomma qui una piccola nota di orgoglio legata al nostro lavoro al governo, ha anche cominciato ad incrociare l'interesse del governo e della politica. Si può certamente fare di più, però quello che è accaduto negli ultimi mesi col First Playable Fund segnala che finalmente si è compresa l'importanza di questa industria e si è compreso anche come la si può aiutare ed agevolare, perché naturalmente non spetta certo al governo intervenire nei processi più avanzati di sviluppo. Quello che il governo invece deve e può fare è proprio quello che abbiamo cercato di fare con questo fondo, cioè sostenere la fase più delicata, quella nella quale magari l'investitore non mette risorse perché il rischio di fallimento è più elevato, però è anche la più importante, perché proprio in quella fase lì, se si fanno gli investimenti giusti, che si va a generare il prodotto che poi ha un'espansione straordinaria, perché la caratteristica specifica di questa industria è il suo essere nata per essere fatta per l'export. È un'industria che è naturalmente vocata all'export e questo è altrettanto interessante per un paese come il nostro, che naturalmente, pur contando su un mercato interno solido che certamente ha dei punti di criticità ma che è importante, deve guardare all'export se vuol vedere crescere la propria industria. Naturalmente quando si parla di industria del videogioco, dal punto di vista di chi al Ministero dello Sviluppo Economico come me ha l'onere di occuparsi di transizione digitale, si parla anche di tutto ciò che è connesso al videogioco, quindi di quelle tecnologie che venendo implementate nel mondo dell'industria del videogioco si possono poi in realtà trasferire al mondo dell'impresa e non solo della grande impresa ma anche della piccola e media impresa. Penso a quello che già si sta facendo dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Io ho visto all'Opera, al Competence Center di Torino, un visore che viene utilizzato per sperimentare meccanismi di sicurezza sul lavoro e sono quei visori che sono nati in realtà come elementi di realtà virtuali applicati ai videogiochi. Oggi quel tipo di applicazione è utilizzabile, naturalmente questo è un esempio banalissimo, ce ne sono molti altri di applicazioni che nascono nei videogiochi e che poi diventano invece elementi strutturali che possono rafforzare la produzione delle nostre imprese e che diventano a loro volta punti di forza del nostro sistema industriale. E naturalmente poi c'è il versante culturale, perché è vero che c'è un gap generazionale, ma è verissimo che la generazione che oggi è tra i banchi di scuola, quella che è appena uscita, in realtà è una grande consumatrice di videogiochi, non sempre accompagnata in questo consumo. E quindi è chiaro che c'è un tema anche di consapevolezza digitale, consapevolezza delle opportunità e dei rischi, la voglio dire così, delle opportunità e dei rischi connessi all'utilizzo di questo tipo di applicazioni. Quindi l'altro impegno che noi dobbiamo prenderci insieme al sistema e al mondo produttivo che è legato a questo settore è quello di fare in modo che anche attraverso i videogiochi si sviluppi una maggiore consapevolezza digitale, perché non sempre l'essere, come si dice volgarmente, smanettoni significa comprendere pienamente quelli che sono i risvolti
del proprio coinvolgimento attraverso l'utilizzo di queste applicazioni, e dall'altra parte però possono aiutarci anche appunto a generare skill che poi a loro volta vengono utilizzate nel mondo del lavoro, perché un ragazzo, una ragazza che ha imparato ad utilizzare determinate tecnologie attraverso il gioco poi può utilizzare quelle stesse competenze che ha acquisito nel mondo del lavoro, e sono le competenze che richiedono per lo più le imprese, e in particolare le imprese più piccole che fanno fatica a formarle al proprio interno e che hanno bisogno invece di trovarsi competenze formate, spendibili, che siano già pronte ad utilizzare le applicazioni e le tecnologie più avanzate all'interno delle loro imprese. Insomma, per noi dare forza al mondo del videogioco significa dare forza anzitutto a un'industria che esiste e che, lontano dai riflettori, ha mosso i suoi passi e ha cercato di fare la propria parte nel sistema paese, ma anche a rafforzare quella che è la storica propensione alla creatività che in qualche modo ci ha reso noti al mondo in altri periodi storici, e che comunque ci viene riconosciuta e che nel videogioco può trovare una nuova espansione. Quindi io sono convinta che con un po' più di attenzione da parte della politica, non solo la mia presenza qui, ma diciamo il dialogo che stiamo cercando di tenere con questo mondo, vuole testimoniare che c'è un'attenzione, ma anche cercando di fare sistema con misure che magari altri paesi hanno già messo in campo prima di noi, perché copiare in questo caso non è un male, quando si copia per far meglio, copiare non è un male, sicuramente possiamo fare in modo che anche nella ripresa del paese e nella creazione di un modello di sviluppo che non è quello del pre-Covid, ma deve essere diverso anche dal punto di vista della capacità di utilizzare le tecnologie, questa industria può giocare un ruolo importante. Quindi io torno a ringraziarvi naturalmente per questo invito, per la possibilità che mi avete dato, ribadendo la mia disponibilità e la disponibilità del governo che rappresento a fare la propria parte anche nel rafforzare gli strumenti che abbiamo messo a disposizione fin qui. Ci stiamo lavorando anche per i prossimi appuntamenti a breve, speriamo di portare a casa qualche risultato da poter raccontare al prossimo evento. Magari vi mettete Puzzle Bubble, che era il mio videogioco preferito da piccolina, così c'è un'evoluzione anche in questo senso. Grazie mille, buon lavoro. Allora, facciamo un applauso. So che la sottosegretaria deve scappare, per cui noi la salutiamo e la ringraziamo, e a questo punto iniziamo una prima fase di keynote, cioè di presentazioni. Il primo keynote, il primo dei due, perché poi ci sarà una tavola rotonda, è di Carlo Ivo Bianchi, CEO e Creative Director di Stormin Teacup. Se è tra noi. Ah, scusami, non ti ho visto in prima. Pure, cioè, è la mascherina, esatto. Allora, benvenuto, bentrovato. Anche tu sei vestito pesante come me, per cui suderemo tantissimo, lo so. Io lo dico già, ho sbagliato tutto, ho sbagliato l'abbigliamento. Allora, ti dico tutto io, ti metti lì, è già stato sanificato, e insomma hai una decina di minuti, io farò insomma il moderatore cattivo che a un certo punto ti fa dei gesti, quando ti faccio dei gesti non è per salutarti, ma perché, esatto, non mi guardi, verrò davanti. Allora, solo due parole, Stormin Teacup è una importante realtà dello sviluppo indipendente, si dice ancora così, sviluppo indipendente? Indipendentissimi, cioè insomma sono gli sviluppatori, le software house italiane, gli studi di produzione che producono videogiochi, hanno già fatto dei giochi tra l'altro anche premiati, per cui insomma sono un esempio dell'italianità del videogioco che funziona. Vediamo di capire insomma quali sono i nuovi progetti e che cosa state facendo. I nuovi progetti non ero pronto a questa domanda, perché sono questo devi sempre essere pronto con un giornalista. Qualcosa dice che cosa succede adesso, devi dire due cose. Beh, di base, dopo l'esperienza di Close to the Sun, che per noi è stata un'esperienza fantastica, perché è stato il primo prodotto di una certa caratura del nostro studio, abbiamo deciso di fare, diciamo, uno step in più, ma uno step bello grosso. Questo vuol dire che io sono riconosciuto un po' come un pazzo all'interno della comunità italiana, perché io quando capisco di avere una coppia d'assi io vado all'in, io sono un giocatore di poker. Ciò che stiamo sviluppando adesso non ve lo possiamo far vedere ovviamente, ma quando lo vedrete capirete che in Italia non si è mai visto niente del genere.
che porta molti problemi ovviamente, soprattutto per un piccolo studio indipendente come il nostro. Su Close to the Sun è stato sviluppato all'incirca da 15 ragazzi, 15-16 ragazzi. È stata una fatica di quelle terrificanti veramente, ma che ha molto ripagato, perché poi abbiamo preso una partnership con Epic Games, con un'esclusiva di un anno sull'Epic Game Store. Il problema con questo progetto è che ha uno scope talmente più alto rispetto a Close to the Sun che noi ci siamo guardati in faccia all'inizio, anzi si sono i ragazzi guardati in faccia all'inizio, hanno guardato me e probabilmente hanno pensato: Carlo sei scemo, ma ci sono abituato. Abbiamo ingrandito gli uffici grazie a Close to the Sun, siamo riusciti a prendere a bordo più persone. Noi puntiamo tantissimo non tanto sulla professionalità della persona, ma sulla persona in sé. Preferiamo qualcuno che ne sappia di meno, ma che è estremamente sveglio, piuttosto che qualcuno che ha più esperienza nel campo, ma che poi alla fine, come ho visto per tanti anni all'estero, c'è la gente un pochino che si adagia, no? Quelli che arrivano a 40 anni e dicono: senti, io ho 20 anni di carriera, mi sono fatto... Ho lavorato tantissimo e quindi adesso per favore lasciatemi in pace, insomma io faccio il mio mestiere e basta. Sono ultra soddisfatto dei miei ragazzi, stiamo cercando un publisher proprio in questo momento a livello internazionale. Quello che mi preme di più di dire in questa sede, intanto ringrazio tutti quanti quelli che stanno partecipando, ringrazio chi ha ospitato l'evento, tra l'altro posso rivedere vecchi amici che non vedevo ormai da un bel po', quindi la cosa mi fa molto piacere. Ciò di cui volevo discutere era i problemi reali di questo tipo di mercato in Italia, cioè del mercato dello sviluppo. Come ho notato anche all'estero, questo è un mercato fatto di giovani. Punto, fine. E un mercato fatto di giovani è un mercato fatto di gente che normalmente sbaglia, perché è normale quando si è giovani tentare, sbagliare, migliorare ancora fino a raggiungere un livello che ti permette non tanto di non sbagliare più, perché è impossibile, ma perlomeno di raggiungere i tuoi obiettivi. In Italia manca tantissimo la cultura del fallimento. Fare azienda vuol dire prendersi il cosiddetto rischio d'azienda. L'azienda può andare male, un prodotto può andare male, l'azienda può fallire e tu puoi tornartene a casa. Uno dei motivi per cui io penso che ci sono pochi studi di sviluppo indipendenti in Italia è proprio questo. Cioè, chi me lo fa fare di imbarcarmi in un'impresa così gigantesca completamente da solo, perché quando apri un'azienda di sviluppo in Italia stai da solo a tutti gli effetti, non è questa grande community che ti circonda di gente che fa questo mestiere da 20 anni, quando cerchi programmatori piuttosto che 3D artist, piuttosto che concept artist, stai prendendo sempre junior, è gente che devi preparare, e preparare la gente costa ovviamente. Ma la gente pensa, chi me lo fa fare di prendermi tutto questo impegno quando le possibilità di fallire ci sono e sono tante. In realtà oggi io sto qui a testimoniare proprio il fatto che bisogna farlo, va fatto. È un mercato interessantissimo, non a livello nazionale ma a livello globale. È un mercato che dà tantissime soddisfazioni, dal punto di vista mio personale mi dà tante soddisfazioni dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista tecnico. E se ci credi, se hai una buona idea, fare impresa in Italia, in questo mercato, è giusto, se fatta in una certa maniera. Una cosa che io faccio molto spesso, per esempio, veniamo contattati, io e Roberto, da gruppi di ragazzi o da piccole aziende, che ci chiedono consigli su come partire proprio, diciamo. E il mio consiglio è sempre lo stesso. Non pensate semplicemente a fare il gioco, pensate a fare l'azienda accanto al fare il gioco. Perché se voi fate un gioco che va male, però l'azienda siete riusciti a costruirla, poi ne farete un altro che magari andrà meglio.
ma se non fate azienda, voi rimanete semplicemente col prodotto in mano. E avere il prodotto in mano equivale a nulla più totale. Perché puoi vendere pure 1 milione di copie, sei contentissimo. Dopodiché, i soldi sono strettamente collegati alla tua idea, alla tua visione di azienda e non al prodotto. Detto questo... Una cosa, detto questo, visto che sei... Allora, io devo dire che, insomma, è da un pochino che intervisto voi, che, insomma, vi inseguo. E l'immagine che... poi sarà interessante anche capire il lato svizzera, che cosa sta succedendo, perché se ci sono gli stessi problemi, se ci sono le stesse dinamiche. Però una cosa che si lamenta, almeno voi che siete la prima generazione di... imprenditori del videogioco, a me piace definirvi con questo, il fatto che siete stati formati o vi siete autoformati molto nel pensare al videogioco, infatti dei prodotti anche da un punto di vista culturale interessanti l'Italia li ha prodotti, anzi ha prodotto dei giochi che forse parlano di più al mondo dell'arte che al mondo del videogioco stretto. Però quella che è mancata è forse una capacità manageriale che non si improvvisa. È un po', quindi c'è un tema, oltre che di community, oltre al fatto che chiaramente siete pionieri in una nuova industria in Italia, l'Italia non è il paese più aperto a recepire e a cavalcare l'onda commerciale. Ricordiamo che nel mondo tecnologico, insomma, l'Italia, ma non solo l'Europa, non è ai primi posti, non abbiamo piattaforme digitali, non abbiamo grandi colosse, giochiamo, insomma, una partita da squadra di medio-bassa classifica, ecco, da questo punto di vista. Allora, c'è un tema di capacità, di spessore imprenditoriale, di riuscire a imbarcare il bocconiano, per capirci, in grado di strutturare un processo? Quando noi abbiamo cominciato 8 anni fa, io ho un'altra azienda, ma sono imprestato all'imprenditoria. Io sono sempre stato, io ho lavorato in Ubisoft, Square Enix, Warner Bros. Games, ma sono sempre stato un artista. E tutt'oggi sono imprestato all'imprenditoria. E ho fatto tantissimi errori, ma veramente tanti. La mia forza è stata il ricordarmeli tutti e non scordarmeli nessuno. E cercare di fare tesoro di quegli errori in modo che perlomeno non si ripetessero quelli, perlomeno. C'è una mancanza di managerialità giovane in Italia, visto che questa è un'industria giovane? Sì, sì, assolutamente. Come si fa ad ovviare questa cosa? E innanzitutto bisogna avere un minimo di spalle forti. È impensabile, se vuoi fare videogiochi nella tua vita, è impensabile pensare adesso faccio il giochino con gli amici, dopodiché questo giochino stravenderà. Non lo sai se stravenderà. Ci sono giochi orribili che vendono tantissimo e giochi meravigliosi che non si calcola nessuno. Non è così semplice. Non fanno benchmark quelle 5 major internazionali e mondiali che se la cantano e se la suonano, come giusto che sia ovviamente, ma non fanno benchmark. Cioè, Assassin's Creed, il primo, vende perché è di Ubisoft e Ubisoft ci mette sopra decine di milioni di marketing per convincerti che tu devi comprarlo. Noi non ce l'abbiamo decine di milioni di marketing, però devi avere un po' le spalle coperte, pensare che, come dicevo prima, visto che la tua preparazione imprenditoriale ancora non è perfetta, fare azienda vuol dire che quando comincio devo avere quelle spalle coperte per pensare di andare avanti minimo da quei 3 ai 5 anni. Perché così, sbagliando e facendo un nuovo prodotto e facendolo meglio, è così che si cresce. Perché sbaglierai, non ci stanno cavoli, sbaglierai. Io sbaglio tutt'oggi. Roberto, sbaglio? Di no. Però si sbaglia, è normale, siamo tutti umani, soprattutto quelli meno preparati. In Storming a Teacup stiamo attraversando un momento delicato di cambiamenti, ok? Per cui, come dicevi tu, noi abbiamo introdotto nel CDA dell'azienda
un avvocato di un immenso studio internazionale di avvocatura, e ci abbiamo introdotto una persona che viene dalla Bocconi. Beh, io ho detto casualmente. Che era estremamente interessata a questo mondo ed è estremamente interessata ad aiutarci a crescere. Perché? Quando facevamo il business plan, io e Roberto, roba che io tornavo a casa e Roberta, mia moglie, mi chiedeva come è andata, numeri. C'è un modo per fare il business plan per te stesso e per la tua azienda, perché sia leggibile per te, è un modo per farlo leggibile per gli altri. E quel linguaggio che io non conoscevo e sto imparando a conoscere adesso, è un linguaggio estremamente complicato, è sempre fatto di numeri, non ci stanno capo, i numeri sono numeri. Però come sono messi, come sono spiegati, a seconda di chi tu vuoi andare a incontrare, lo stesso risultato, gli stessi numeri li presenti in maniera differente. Questo serve. E allora, quando noi abbiamo la Bocconi, come hai detto tu, in Italia, che è un esempio di grande eccellenza, stanno cominciando a interessarsi. Loro vedono, quei numeri, loro li vedono, li conoscono forse addirittura meglio di noi, i numeri del mercato, e sono talmente interessati da dire, senti, io adesso entro nel CDA della tua azienda, ti aiuto a crescere e vediamo come esce fuori la situazione, diciamo. Quindi sì, assolutamente. Uno dei miei vecchi soci, Ivo Carè, che è mio cugino, una persona a cui voglio un bene dell'anima, tra l'altro, mi ha aiutato tantissimo. Prima di essere mio socio in Storm Handicap, era un grosso manager per Lufthansa, poi per Whirlpool. Cioè, è gente che videogiochi non li gioca, ma loro capiscono molto bene la matematica che ci gira sotto ai financials, come si suol dire, agli economics. E ci possono insegnare talmente tante cose che noi neanche ci immaginavamo. Che sinceramente, non chiedere un aiuto a loro è stupido. Va bene, io facciamo un applauso perché che è stato fai, molto. Ricacci? Posso dire una cosa? È stato la cosa incredibile che poi io mi occupo anche di startup. Cioè, gli startup di solito arrivano sempre un pochino con la puzza sotto il naso, col pitch preparato, no? Tu menali. No, però invece voi invece siete un pochino più genuini, ma nel senso autentici da questo punto di vista. Per cui ci hai raccontato proprio le cose che funzionano e non funzionano. Adesso ti ringrazio. Faccio come Fini, che fai? Mi cacci? Ti caccio, vai. Adesso, poi non c'è nulla di peggio che il milanese che fa la voce romana, cioè è una cosa che non ci viene proprio. No, allora ti ringrazio e adesso chiamerei Stefano Maccarini, è in collegamento, cioè ci ha mandato un video di presentazione, Stefano Maccarinelli che insomma non è il corrispettivo, però insomma fa anche lui lo sviluppatore in Svizzera, Stelex Software, ed è un associato della Swiss Game Developer Association. Quindi va in onda questo contributo, io so che lui comunque è collegato, per cui se ci dovessero essere domande o cose potrà interloquire. Prego. Grazie e buonasera a tutti anche da parte mia. Prima di cominciare ci tengo a ringraziare l'ambasciata svizzera e nello specifico Andrea Clementi e i suoi colleghi per avermi invitato oggi ed avere quindi l'opportunità di farvi conoscere la nostra piccola azienda. Faremo un po' come Alice, ma invece di attraversare lo specchio, questa sera attraverseremo lo schermo. Faremo quindi assieme un piccolo tour dietro le quinte e vi mostrerò un paio di nostri prodotti. Prima di tutto comincio con il presentarmi. Mi chiamo Stefano Maccarinelli e sono nato e cresciuto nel Canton Ticino e sono il fondatore e coproprietario di Stelex Software. La Stelex Software è una piccola realtà locale, piccolissima, in effetti siamo solo mia moglie Tania ed io, è praticamente un'azienda a conduzione familiare. Nell'immagine vedete anche nostra figlia, non c'è ancora la sorellina, visto che è nata da pochissimo, ed è per questo motivo che non sono fisicamente con voi oggi. Comunque, senza tediarvi troppo, ho cominciato con alcuni amici all'inizio degli anni 2000, in maniera assolutamente amatoriale, per puro divertimento, senza scopo di lucro, sperimentando, visto che sono un gran curioso, e soprattutto visto che i cancelli d'entrata di questo mondo ai tempi erano molto molto alti. Poi nel 2010 con Tania abbiamo ripreso la società, l'abbiamo riorganizzata,
dando maggiore professionalità e facendola diventare un'azienda vera e propria. Infatti, oltre a realizzare videogiochi per conto nostro, offriamo anche servizi di grafica 3D, 2D e la realizzazione di produzioni multimediali di diverso tipo. Per quello che riguarda i videogiochi, come Stelex Software abbiamo un focus sui giochi narrativi, ci piacciono le storie, adoriamo e viviamo di racconti e adoriamo il fatto che con i giochi contemporanei si possa andare ad esplorare e giocare con le emozioni ed i sentimenti dei giocatori. A noi piace sempre dire che in un mondo dove tutti urlano, a noi piace sussurrare. È un po' questa la nostra filosofia, probabilmente siamo gli ultimi romantici rimasti. E in effetti ci muove la passione, ma chiaramente la passione fa solo cominciare i progetti, poi è il duro lavoro e la disciplina che permette di portarli a termine. E credetemi quando dico che ogni nuovo videogioco che arriva sul mercato, specialmente quelli indipendenti, è un piccolo grande miracolo. Dicevo che siamo solo in due, ma a dipendenza appunto del progetto e del budget a disposizione, assumiamo dei freelancer che lavorano con noi. Il gioco al quale stiamo lavorando attualmente e di cui vi darò qualche informazione tra poco si chiama Monorail Stories. In questo caso, grazie alla firma con un publisher, siamo riusciti ad avere il budget necessario per poter appunto assumere altre persone. E questo infatti è il team che attualmente si sta occupando del progetto e l'immagine che state vedendo, tra l'altro, è una delle location proprio del gioco. Brevemente, tra le altre cose, dal 2016 faccio anche parte del consiglio d'amministrazione della SGDA, che è l'associazione di categoria a livello nazionale, e chiaramente oltre agli obiettivi politici classici vogliamo anche promuovere, sensibilizzare, far conoscere il lato artistico e tecnico dei videogiochi. A livello locale invece nel 2018 con la Stelex Software siamo stati tra i fondatori di InGame, che è un'iniziativa per la promozione videoludica nel Canton Ticino. È nata da una collaborazione anche con altri enti locali, che è nata appunto non per il lato consumer ma proprio con l'intento di far conoscere proprio sul nostro territorio i videogiochi come mezzo di espressione artistica e strumento proprio per sviluppare competenze tecniche. Infatti organizziamo ad esempio le game jam, workshop, conferenze, corsi e altri eventi proprio per promuovere anche l'aspetto professionale del videogioco, quindi far capire che dietro un videogioco ci sono anche delle persone. Ecco, bene, direi che posso partire quindi parlandovi del nostro ultimo progetto dal titolo Monorail Stories. Questo è appunto il gioco al quale stiamo lavorando in questo momento e che sarà lanciato, se tutto va bene, sul mercato la prossima estate per PC e per Nintendo Switch. Si tratta di un progetto per il quale abbiamo voluto spingere la nostra creatività, sia narrativa che artistica e tecnica, ancora più in alto. Il gioco è un'avventura narrativa minimalista. Infatti stiamo lavorando tanto per sottrazione, che non è così evidente, che parla di persone comuni, di storie di tutti i giorni, di pendolarismo, di relazioni umane, di destino. Di solito tendiamo a pensare ai treni, o la monorotaia in questo caso, come dei semplici veicoli che viaggiano tra due punti, ma è all'interno di questi veicoli che vivono le storie infinite individuali dei loro passeggeri. E sono proprio queste storie vissute in viaggi condivisi che sono al centro del nostro gioco, quindi il viaggio e non la destinazione finale. E l'idea è nata proprio durante una delle quotidiane corse in treno. La sfida è stata: come si può raccontare una storia a partire da un'attività che per tutti è così dimenticabile e banale? Monorail Stories è proprio il risultato di quel ragionamento, si nutre di quegli scampoli di vissuto apparentemente parziali, ma che poi, una volta uniti, possono arrivare a dipingere il quadro totale. Vi mostro un breve teaser trailer, così vi spiego anche il concept del gioco. E il gioco vede appunto due protagonisti principali che si possono controllare, che sono Sylvie e Amal, che vivono in città diverse. Prendono tutti i giorni la stessa monorotaia, ma non si incontrano mai, perché viaggiano in momenti diversi ed in direzioni opposte. Durante le varie corse incontreranno personaggi differenti, faranno scelte diverse, ma non sanno che in realtà stanno condividendo la stessa storia. Perché? Perché quello che un personaggio fa sulla sua tratta ha conseguenze sulla tratta dell'altro personaggio, e così via. Quindi ogni scelta che il giocatore farà avrà delle ripercussioni e porterà il giocatore a una storia diversa e a un epilogo completamente differente. Questo appunto è l'idea alla base del gioco. Monorail Stories è
un gioco per riflettere sulla vita, che esplora la mondanità e la usa per raccontare storie di tutti i giorni. L'ambientazione scelta è volutamente minimalista proprio per privilegiare il focus sulla narrazione, sui personaggi e sul bizzarro mondo di gioco. E abbiamo lavorato duramente per avere dei cosiddetti unique selling points, vengono chiamati, ossia quelle caratteristiche uniche, quelle idee innovative per poter riuscire a competere ed emergere in un contesto assolutamente, e gli ospiti che avete oggi lo sanno benissimo, un contesto assolutamente competitivo, frenetico e saturo come il mercato dei videogiochi. Unique selling points, dicevo, tanto amati dai publisher, tra l'altro. Nel concreto, cosa abbiamo da offrire con questo gioco? Beh, prima di tutto il gioco offre innumerevoli bivi narrativi e finali multipli, ma sappiamo che chiaramente non è abbastanza. Quindi volevamo offrire qualcosa di nuovo, fresco e assolutamente non comune per questo genere di giochi. Lo dicevo già prima, fare qualcosa di unico in un contesto così competitivo, frenetico e saturo è difficilissimo. Quindi abbiamo deciso di aggiungere un'innovativa modalità multiplayer asincrona, dove ciò che un giocatore fa nel suo turno ha un impatto su come la storia si svolgerà per l'altro giocatore. Ovvero, io non ho idea delle scelte che prenderà l'altro giocatore, ma mi troverò a giocare con le conseguenze delle sue scelte. E così via. E questa modalità multiplayer, che abbiamo chiamato social play, dove appunto si condivide il viaggio con un'altra persona, si potrà giocare in tre modi differenti. La prima, quella classica, locale, quindi con un amico sul divano a casa per intenderci. La seconda è online, quindi con un amico o un perfetto sconosciuto. E la terza è la modalità Twitch. Sappiamo benissimo che Twitch a volte può essere pericolosissimo per i giochi narrativi. I giochi narrativi raccontano una storia, è come guardare un film. Perché quindi io spettatore dovrei comprarmi il gioco quando lo streamer mi ha già fatto vedere tutto quello che c'era da vedere? Quindi per evitare questo costruiremo un gioco dinamico che gli streamer vorranno giocare insieme dal vivo con i loro spettatori. E potete immaginarlo così. Lo streamer gioca come uno dei personaggi, è uno degli spettatori che a sua volta deve possedere una copia del gioco, a turno è invitato a giocare come l'altro personaggio. Vogliamo quindi trasformare uno spettatore passivo in un giocatore attivo che in più possiede anche una copia del gioco. E infine offriremo anche una modalità infinita con un forte focus sulla community per quello che riguarda l'aggiunta regolare di nuovi contenuti, quindi per mantenere sempre alta l'attenzione e non farla scemare. E con tutte queste caratteristiche, pensiamo di essere, il caso di dirlo, sui binari giusti perché abbiamo ricevuto diverse importanti conferme in merito con diversi prestigiosi riconoscimenti internazionali. E poi visto anche che siamo riusciti a firmare un contratto con Freedom Games, che è un publisher americano che crede tanto nel nostro gioco. Questo appunto, come dicevo in apertura, ci ha permesso di avere il budget necessario per poter assumere altre persone. Poi in Svizzera siamo anche stati tra i vincitori dello Swiss Showcase, indetto da Pro Helvetia, che ci ha permesso di avere un programma di mentorship, che si è rivelato molto, molto utile. Ecco, questo è tutto per Monorail Stories, che spero apprezzerete a partire dalla prossima fine estate. So che ho finito i miei 10 minuti, ma se mi date ancora un paio di minuti vi spiego anche il secondo progetto che ci terrei tantissimo a mostrarvi. E il secondo e ultimo progetto che vi presento è qualcosa di molto affascinante che, come si può dire, abbiamo terminato pochi mesi fa. Tra l'altro, magari potrà anche servirvi come spunto di riflessione per la discussione che seguirà, visto che si tratta di un gioco della categoria dei serious games, ovvero quei giochi che non hanno come scopo principale l'intrattenimento, come ad esempio il caso di Monorail Stories, ma sono progettati soprattutto a fini educativi. Vi mostro intanto un breve trailer, un breve filmato. Siamo veramente molto fieri di questo progetto, che addirittura è un triplo progetto, che abbiamo avuto su mandato dalla città di Locarno. In effetti si tratta della ricostruzione virtuale del castello Visconteo di Locarno, che è proprio uno dei simboli della città, e dell'ambiente circostante, così come poteva presentarsi nel XVI secolo. Dicevo triplo progetto perché è suddiviso tra una parte più informativa, che è fruibile tramite il visore della realtà virtuale, e due più ludiche, una sotto forma di esplorazione libera 3D, quindi un free roaming dove si potrà andare a spasso all'interno del castello, e l'altra invece sotto forma di visual novel. E nell'esperienza VR, ad esempio, ci si ritroverà in cima ad una torre del castello, torre che attualmente non esiste più, e si avrà l'impressione proprio di trovarsi nel maniero così come si presentava nel Cinquecento.
ci saranno tanti punti di interesse naturalmente con i quali interagire e così via. È stato veramente affascinante questo progetto perché, prima di tutto, è legato a un territorio al quale siamo molto affezionati. E poi è stato incredibile imparare tante cose nuove al riguardo, proprio una scoperta continua. Tra l'altro, tutto quello che voi vedete è stato ricreato da zero da noi in 3D, uno sforzo enorme, ma decisamente affascinante, ne valsa la pena. Volevamo veramente creare qualcosa che fosse molto evocativo, ben bilanciato tra realtà storica e fantasia, tra informativo e ludico, valorizzando, come dicevo prima, un territorio al quale siamo appunto molto, molto legati. Saltare il filmato, mostro ancora un paio di immagini. A questo punto, quello che abbiamo ricreato. Vi dicevo che abbiamo anche parallelamente l'esperienza della realtà virtuale e del poter camminare liberamente nel castello. Abbiamo creato anche questa visual novel, ispirato a una leggenda, a una novella della Mendicante di Locarno, un racconto leggenda del tardo 1700, e ci siamo divertiti a reinterpretarla e reimmaginare praticamente in chiave. Abbiamo creato un sequel praticamente per questo progetto. E anche qua gli sforzi sono stati ripagati perché è notizia freschissima di ieri, siamo in nomination ai prestigiosi Swiss Game Awards come Serious Games dell'anno, quindi domani sera ci sarà la premiazione, teneteci i pugni, mi raccomando. Ecco, mia presentazione è finita, ho sforato di un paio di minuti e spero di avervi appunto illustrato in maniera esaustiva di cosa ci stiamo occupando e soprattutto chi siamo. Ringrazio ancora per l'invito e vi auguro una buona continuazione. Allora, grazie Stefano Maccarinelli, facciamogli un applauso, è molto interessante. Allora, Stefano, se me lo conferma la regia, resterà collegato per tutta la tavola rotonda e successivamente, se ci sono delle domande per lui sul gioco, sull'evoluzione, così, insomma, potremo interloquire con lui, corretto? Corretto. Allora, adesso iniziamo la fase di tavola rotonda classica, quindi chiamerei a raggiungermi sul palco Luisa Bixio, vicepresidente di IDEA, che è l'associazione italiana che insomma gestisce, che riunisce gli attori del videogioco italiano e tra l'altro anche rappresentante di Milestone, che è forse la più grossa azienda italiana dello sviluppo indipendente, usando questa parola. Grazie di essere con noi. Nicolas Acladios, che è il presidente della Swiss Interactive Entertainment Association. Bonjour, bienvenue. We talk in English. Noi parleremo in inglese, per cui l'intervento sarà in inglese, in francese, poi non ci sarà bisogno di traduzione, andiamo diretti, farò le domande io. Non, se ci sono dei problemi in sala di traduzione, ci penso io, in ogni caso. Bienvenue. E Marco Accordi Rixa della Fondazione Vigamus, che abbiamo conosciuto prima, il padrone di casa, un applauso. Micaela Romanini, Women in Games Italia, un applauso. E Maurizio Rigamonti, presidente dello Swiss Game Center, scusate, Changer e Università di Friburgo. Benvenuti, ecco. Allora, io mi piazzo qua e partirei, andrei in ordine, insomma, di chiamata, partirei da Luisa Bixio. Allora, l'Italia, abbiamo sentito due storie, tra l'altro entrambe straordinarie, perché ci hanno fatto capire, mi hanno molto colpito sulla storia di Stefano Maccarini, che insomma è un'azienda familiare, no? Cioè erano in due sostanzialmente, poi si sono allargati. E anche qui parliamo di videogiochi come linguaggi, cioè questo è un videogioco prestato alla narrazione, è un videogioco dove la parte più interessante che ho trovato è che hanno trovato un modo per far interagire gli streamer dentro al gioco in maniera tale che non bruciassero il progetto. Però quello che insomma, vorrei chiederti è lo stato dell'arte dell'industria dell'industria del videogioco italiano, della nostra industria. Noi sappiamo, faccio un minimo di recap, abbiamo un tax credit, una misura europea che è stata approvata ma è ancora ferma, per cui non c'è ancora questa possibilità per
per gli imprenditori del videogioco. Il First Playable Fund, che abbiamo, di cui ha parlato anche la sottosegretaria Scani, è andato insomma a ruba, no? Come si dice, subito, 4 milioni di euro, è stato un po' come un click day da quello che ho capito, per cui sono spariti, però anche qui non si sa tantissimi. Adesso siamo entrati in una fase complicata ma assolutamente interessante, che è quella del PNR, stanno arrivando soldi a debito, questo potrebbe poi parlarne in un altro contesto, però insomma questi soldi sono per l'Italia la più grossa scommessa di modernizzazione del nostro paese, e un po' è stato detto dal sottosegretario, attenzione che la transizione digitale significherà anche mettere a disposizione degli sviluppatori competenze che nell'intervento di Carlo Ivo Bianchi sono state lamentate, cioè programmatori, sviluppo digitale, che possono aiutare poi a fare questo salto imprenditoriale. Allora, a che punto siamo? E faccio la domanda del giornalista, cioè che cosa non va? Dai. Ma diciamo che l'industria italiana è chiaramente ancora piccola. Il nostro mercato, che ha valore in termini di consumo, l'abbiamo detto prima, in Italia vale 2 miliardi, l'industria italiana in termini di fatturato non arriva ai 200 milioni. È un'industria che conta più o meno 1800 persone, quindi c'è stata una crescita, però è chiaramente ancora un'industria di dimensioni limitate. E se noi ci chiediamo un pochino il perché, io lavoro in questa industria da ormai più di 20 anni, lavoro in un'azienda di quasi 300 persone e quindi non possiamo dire c'è una mancanza di capacità, non c'è, nel senso che i nostri talenti, i nostri ragazzi sono usciti o sono in Italia, però io mi rendo conto che le aziende italiane hanno una capacità di essere naturalmente competitive estremamente elevate, perché c'è creatività, perché c'è voglia di riscatto, perché c'è passione per il lavoro, perché per una serie di motivi. Il problema che noi, di cui io sono fortemente convinta, è che l'industria italiana purtroppo non riesce ancora ad essere allo stesso livello traguardo di partenza rispetto alle altre, e in questo c'è proprio il concetto del sostegno paese, nel senso che tutti gli altri paesi, ad esclusione dell'Italia, anni fa, ultima la Germania 2 anni fa, e quando parlo degli ultimi parlo di Stati Uniti, di Canada, di Inghilterra, di Francia, di Irlanda, di Polonia, di Germania, eccetera, hanno capito che il videogioco è un mercato in grande espansione. Hanno capito che l'industria del videogioco è un'industria che può portare al paese benefici. Perché? Perché un'industria intanto è ricerca e sviluppo puro, per cui è formazione per chi ci lavora. È un'industria fatta da giovani, è un'industria dove ci sono grossi investimenti, ma che può produrre molto. C'è una ricerca di Ernst & Young che dice che per ogni euro investito dal sistema paese o dal governo nell'industria del videogioco, altri 8 mediamente vengono investiti dall'industria privata e c'è un ritorno per lo Stato di 1,8. Quindi se lo Stato investe 10 milioni ne tornano 18. Quindi in tutti gli altri paesi è stata compresa la potenzialità di questa industria e sono stati fatti supporti, per cui in tutti i paesi c'è un supporto annuo che va, adesso scusate, in media dai 50 ai 150 milioni per l'industria videogioco, dove sono chiaramente industrie più sviluppate. Diciamo che intorno al 25-30% di sviluppo, in alcuni paesi anche di più, viene supportato dal sistema paese e poi torna indietro come tasse, anche perché noi che produciamo in Italia vendiamo al 90% fuori dall'Italia, ma paghiamo totalmente le tasse in Italia, quindi il ritorno è abbastanza comprensibile.
In Italia questo purtroppo non è ancora stato compreso, nel senso che il primo segnale positivissimo, è spiegato prima da sottosegretaria Scani, è stato importante, però un primissimo passo, non solo. Il supporto allo sviluppo prototipi, perché il First Prevo Fund è sviluppo prototipi, è importantissimo. Perché? Perché l'industria del videogioco può nascere o da grandi investitori o può nascere da piccoli gruppi che hanno un'idea bella, e l'idea può essere un'idea di successo, quindi andiamo ad aiutare i piccoli team, e questo è giustissimo. Però perché un'industria si crei, anche le grandi aziende devono arrivare, i grandi investimenti devono arrivare, e se per i grandi publisher, i grandi editori, aprire uno studio in Italia non è attrattivo, perché di là spendono il 30% in meno, in Italia, senza andare a parlare di cuneo fiscale, senza andare a griglia di partenza, costa il 30% in più, non investono. E quindi questo è il grosso problema che noi abbiamo, non siamo attrattivi per grandi. Abbiamo dei team piccoli che stanno facendo delle cose splendide, ma un'industria non nasce con i team piccoli, sono team piccoli e fanno delle cose splendide. Ma non parte il circolo virtuoso del avere investimenti, formazione delle persone, poter trovare manager. Noi abbiamo lo stesso problema di Carlo, noi siamo un pochino più grandi, però non riusciamo a trovare persone. E quindi adesso abbiamo un piano di crescita di un centinaio di persone da qui a un anno e mezzo, ma non sappiamo dove farlo, perché non si trovano persone. Quindi diciamo che dove siamo? Io sono convinta che l'industria del videogioco ci sia talmente fermento che il giorno in cui veramente ci sarà un'apertura, le cose possano cambiare in modo estremamente veloce, perché non manca la voglia e la competenza, manca l'attrattività. Nel momento in cui questa attrattività c'è, io sono convinta che anche i publisher stranieri investiranno in Italia, perché abbiamo le competenze e che immediatamente ci sarà una ripresa. Così facciamo fatica. Allora, facciamo un applauso perché ha riassunto. Allora, io c'è una cosa che non ho capito, nel senso che pur seguendo questa industria fin dall'inizio, io ho sempre l'impressione che si replichi il modello della PMI italiana, no? Cioè noi usciamo un attimino dal mondo del videogioco, il 99% delle aziende in Italia sono sotto i 15 addetti, poi ci sono le medie e grandi aziende. Questo è un collo di bottiglia straordinario su cui dal dopoguerra ad oggi tutti i ministeri, tutti insomma, si sono confrontati e non ne siamo usciti. Cioè questo è un paese che fa fatica a crescere. È stato poi introdotto 5 anni fa, se non sbaglio, una normativa sulle start-up, e io lì mi aspettavo che qualcosa sarebbe potuto cambiare. Cioè in Italia la startup ha un istituto giuridico dal 2012, scusate, molto di più, adesso sono 9 anni, per cui è più facile il fallimento, per esempio, della startup, e diventa costituzionale, per cui se fallisci non devi andare in tribunale, pagare il commercialista, così fallisce e riparte, come avviene in tutti gli altri paesi. Io mi sarei aspettato che questo mondo delle start-up, che fa fatica, che però adesso qualcosa vediamo con una velocità superiore al videogioco, in qualche modo fosse in grado di attrarre capitali, di attrarre partnership col privato, perché dentro al videogioco c'è una cosa che si chiama Open Innovation, che mette insieme università, grandi imprese e start-up, anche il mondo del gaming. Questo non è successo. Perché? Allora, secondo me perché torniamo sempre un po' al discorso del publisher, dell'editore estero che vuole aprire uno studio. L'editore estero che vuole aprire uno studio intanto manda delle persone sue, intanto c'è una dimensione minima, per cui la startup che nasce non si sposa con quello che è la necessità di Ubisoft, che ha uno studio in Italia, ma che vuole aprire un altro grande progetto, un altro grande studio, o chiunque sia, se non ho citato uno perché c'è. Per cui secondo me è proprio un concetto diverso, cioè la startup per fortuna che ha le agevolazioni che ha, però dici parti il rischio, ma parti sempre con un team piccolo. Quello che manca secondo me è
ripeto, la volontà degli editori dice ok, adesso io ho questo progetto da 10 milioni di euro, perché è un videogioco, insomma, se devi fare un videogioco grande questi sono i budget, voglio aprire lo studio in Italia, perché ci sono i talenti, perché ci sono, perché ci sono le varie aziende, magari trovo delle collaborazioni, apro. È diverso il concetto di startup. E collegando alla nostra propensione alla piccola media impresa, ancora una volta, non si può sposare con la nostra industria, perché la nostra industria è mondo e quindi la competizione non la possiamo fare con... la facciamo anche con gli studi piccoli, perché gli studi piccoli ci sono in tutto il mondo e gli studi piccoli a volte... Voglio dire, il nostro gruppo è stato pubblicato Valheim, un gioco che è stato fatto da 5 persone e ha venduto milioni di copie, quindi ci sono, però non sono l'industria, ecco. Ok, Nicola Sacladios, let me tell you something, because Farming Simulator is one of my best game, Farming Simulator is a Swiss game, is an international title, so... Could you help us to understand how government support the Swiss gourmet industry and how does it work for people like Aimo and other? So sorry, you know, Switzerland is a beautiful country. It's also a complex country. We have four national languages and I'm using a fifth language, English, to communicate. So I apologize for that. I really, on my way this morning from Fribourg to Rome, I started to pick up Italian and I'll practice with Andrea. Thanks again for the invitation, I appreciate. But it's it's going to take a couple of trips. So in the meantime, I'll talk in English, I'm sorry for that. We have a special situation in Switzerland is that we're a very small country, but I think we have big talents. We saw a case here. There are others like Giant Software with a farming simulator game who sold million copies. We have a great environment. The video game industry has always been fragmented. Initially it was family businesses who would take distribution of big brands because we have very little original studios. Actually we never had from our big main members like Sony, Microsoft or Nintendo, we never had studios in Switzerland. But we had environment where people could train, could be educated, and would then often go abroad. And in the recent years, I want to say what I saw. I'm originally a gamer, and when I was 8 years old, I was playing Space Invaders, and I could never imagine 40 years later that we would have a conference like this to talk about video games, about something that was so specific. And now you have more than half of the population which is playing games. We have in the country, we have universities, we have schools which are giving programs to start creating games. You have now possibilities also for independent people to create games, to put them on platforms available for the public. And if you go back 20, 40 years, this was not possible. If you were not Microsoft or Ubisoft, there was no way you were going to put a game out there. You could do some shareware or freeware already back at the time, but the distribution was very limited. So I really think we are in the right direction for the industry. The support that we have is mainly in terms of competence, of bringing this to studios, partnership with the Swiss Game Developer Associations, which presented some of their work. I believe, you know, when I was a kid, I come from a small village called Forel, 150 people, and I was the best Street Fighter player in the world in Forel. And then something came up, the internet and industrialization and mondialization. And suddenly you realize you used to be the best player in Street Fighter in your little village, but when you go online, you realize there's a lot of other players. And this is what's happening with our industry today. It's a great opportunity, but at the same time, you see a lot of competence all around the world and you have the chance, but also the challenge to be confronted to people from all over the world creating games in Europe, in the US, in Africa, in Australia, everywhere. And that's also one of the good things, that it gives the opportunity also to studios to get together, to brains, to people for passion, to get together and to create great games. How many
How many big studio do you have in Switzerland? Ubisoft or do you have a... Well, we have representations. We don't have studios from our members. But you don't have any studios? No, we don't have, for our members, we don't have studios because studios are usually in France, Germany or Canada. And then there's the Swiss Game Developers Associations, which are small developers. They have their own studios. But it's true that the big studios, they opened once in Zurich, a studio, for a couple of months, and then eventually they moved it out. And Serious Game, how much is important for your industry? Serious Game, application game, are a big part of your industry, or like in Italy, only a few players have working this area? We're more into the entertainment business, entertainment games. It's true that Serious Games are more side initiatives, indeed. Last question. Do you have any specific advice for us, for our industry? Well, you know, it's the little guy trying to give advice to the big guy. I mean, I wish we had the environment that Italy has. I know, but you are smart. Switzerland is smart. We have one thing in Switzerland which is great, is that if you're in the video game industry, everybody knows everybody, you know, and there's a huge network. And one of the things that we put in place with our association, we call it Swiss Gaming. It's we put together... You know, the microcosm of game has evolved. Before it was just developers and editors, and now in the Swiss gaming associations, we have advertising agencies, we have companies like Swatch, which is a watchmaker. We have such companies which are interested into games. We have sports associations. So the microcosm is really evolving, and that's really one of the things that we're putting together around the table, the government and these different companies and associations, to try to nurture and develop projects. Marco Accordi, allora, provo a provocarti su un punto, perché insomma tu hai seguito questa industria dall'inizio, no? E lavori in questa industria, per cui non l'hai ricordato, però insomma dall'editoria al museo, insomma... Hai messo le mani in pasta per raccontare anche dal punto di vista culturale il videogioco. È evidente che qualcosa non ha funzionato. Cioè, è vero che c'è un, come diceva Luisa Bixio, c'è stato per lungo tempo, scusate, un problema di... come c'è un cellulare che sta andando... Ok, c'è stato un problema, insomma, la politica è stata distratta, vi ricordate, c'erano le frasi, io guardo solo il mio cellulare alle lancette, non è digitale, per cui c'è stato un momento in cui c'era anche una certa ritrosia nei confronti del digitale. Poi la presenza del ministro ci sta dicendo che insomma un'attenzione c'è, però insomma non si è vinta questa sfida di portare... la cultura del videogioco, no? Che portare la cultura del videogioco non vuole semplicemente dire guardate che i videogiochi fanno bene, perché giustamente ci sono rischi, ci sono le dipendenze, c'è la ludopatia, insomma va raccontato a 360 gradi, però è un dato di fatto che se tu oggi vai in Francia, il videogioco ha un peso e un'importanza culturale molto maggiore rispetto al nostro paese. Noi siamo ancora quelli piccoli, quelli i giochini, attenzione. Che cosa non ha funzionato e dove non ha funzionato la comunicazione e l'operazione di racconto di questa industria? Ma io ho trovato molto interessanti gli interventi che mi hanno preceduto e anche questa domanda credo che sia cruciale, perché il collegamento tra lo sviluppo economico e industriale e la cultura è fondamentale. Io, a rischio di sembrare banale, non posso non sottolineare, per il mio percorso che diciamo ho cominciato come giornalista, poi mi occupo, insomma, insegno all'università, mi dirigo il museo, quindi ho seguito molto la cultura del videogioco. Ecco, secondo me, se noi se noi falliamo nel dare la giusta impostazione culturale a una corretta identificazione di che cos'è il videogioco, poi abbiamo difficoltà ad attivare una serie di meccanismi e di leve che
che liberano delle energie necessarie a far crescere davvero questo settore. E questo a livelli diversi di sviluppo industriale l'ho sentito molto caldo come tema, sia nell'intervento del mio amico Carlo, sia di quello della mia amica Luisa. Perché il problema è che il videogioco, io insisto molto su questo, perché non è aria fritta, è qualcosa di molto concreto. Il videogioco è un po' un oggetto misterioso, perché dietro a questa parola si nasconde una realtà molto più complessa, importante e stratificata, che noi comprendiamo istintivamente, perché con il videogioco siamo nati, cresciuti e ne abbiamo una grande dimestichezza. Però dobbiamo considerare che anche solo generazionalmente ci sono moltissime persone, molte delle quali sono attualmente nelle stanze del potere, che non hanno questa conoscenza diretta. Cioè bisogna, per farla avere, bisogna far avvicendare diverse generazioni. Allora, prima di dire semplicemente, beh, è facile, aspettiamo di morire e si risolve tutto da sé, io dico, prima, con un po' di ottimismo, cerchiamo di fare qualcosa e cerchiamo di far capire che la parola videogioco nasconde una cosa più complessa. Cioè, quando noi pensiamo al film, tutti quanti immediatamente abbiamo l'idea che stiamo parlando di qualcosa che ha un grande valore artistico, culturale, autoriale, che come tale è meritevole di supporto anche dalle istituzioni. Tant'è che, per esempio, i colleghi dell'associazione di categoria mi correggeranno se sbaglio, ma nelle leggi che danno anche finanziamenti e aiuti al settore, io leggo la parola opera cinematografica, perché opera cinematografica dà bene conto della reale identità culturale di quello che noi chiamiamo film. Il videogioco non è solamente un gioco davanti a uno schermo, bisogna stare attenti, perché anche il gioco d'azzardo digitale, che è pericolosissimo per le ludopatie e va regolamentato con grande attenzione, è un gioco elettronico che si fa davanti a uno schermo, ma non ha nulla a che vedere con il videogioco che è rappresentato qui ed ora in questa stanza. Quindi io credo che sia molto importante far sì che tutti comprendano che il videogioco è un'opera interattiva che ha lo stesso valore, lo stesso potenziale artistico e culturale, a prescindere dalla tematica e dall'impostazione che prende. Perché anche considerare l'unico videogioco meritevole di un supporto, quello che per esempio è il Serious Game o l'Applied Game, o comunque il videogioco che si presenta con un volto più rassicurante, perché è molto narrativo, perché è una storia non violenta, va benissimo. Però dobbiamo considerare che l'opera interattiva di valore artistico-culturale può essere anche un'opera che racconta attività competitive, che racconta lo sport, che racconta il racing, che racconta anche i combattimenti, e l'azione, che può essere anche violenta, allo stesso modo in cui questo vale in un'industria cinematografica, in qualsiasi altra industria dell'intrattenimento. Quindi io credo che bisogna unire insieme un fronte compatto di accademie, scuole, istituzioni culturali, che diano una chiara visione al potere, alla politica, e che facciano sponda per le associazioni che ci tutelano e ci rappresentano, per agevolare il loro compito e far muovere queste energie produttive. Allora, sai cos'è che non trovo convincente? Ma lo dico anche a me stesso. Il fatto che quello che dici che è giusto, lo diciamo da un po' troppo tempo, e ho come l'impressione che in Italia siano le altre arti, cioè il cinema, la televisione, che abbiano affossato o tengano sotto controllo il videogioco, perché per questioni economiche, fatemi fare il giornalista del Sole 24 Ore, i soldi sono pochi, per cui nella sfida, se io sono il cinema, li voglio io, e non darò mai legittimità a un oggetto che, oltre a essere molto interessante dal punto di vista culturale, perché attenzione, la violenza è un po' una foglia di fico, cioè nel cinema, cioè nei libri, ci sono dei libri che hanno dei gradini, il Game of Thrones, il libro del Trono di Spade, per parlare di cultura pop, è molto più violente di qualsiasi Call of Duty, cioè dentro. Per cui il problema non è la violenza, non sono i contenuti, e quindi la sfida di raccontarlo come prodotto culturale, secondo me, di fatto c'è un conflitto tra arti, tra cinema, tra TV, tra musica, l'industria musicale. Quello che forse è mancato, e questo te lo chiedo, è che non siamo stati in grado di raccontare la cucina del videogioco. Cioè,
chi i cuochi, no? Cioè gli imprenditori del videogioco, chi sta dietro? E forse questo è qualcosa che il ministero, la politica deve più capire, che questi li continuiamo a chiamare ragazzi, ma ragazzi poi non sono, perché tu sei giovanissimo, parlo con te perché sei in prima fila, però c'ha quasi 40 anni, cioè nel senso che, per cui attenzione, prima facevo un calcolo e a parte i mostri sacri del videogioco, Shigeru Miyamoto, che hanno tutti la mia età, poi insomma c'è uno scalone gigantesco, no? Per cui la domanda è, non è il caso a livello di strategia di comunicazione, cioè di voi che poi fate fertilization, contaminazione, che raccontate questa industria, di cominciare a raccontare anche la parte della produzione, la cucina, cioè oltre al piatto. Il piatto va benissimo, no? Il gioco si racconta, abbiamo visto il... ma le difficoltà loro. Ma sì, sono assolutamente d'accordo. Questo è proprio il ruolo che poi deve avere anche la formazione, che è molto importante. Cioè, per dire, un paese come il Giappone, dove il videogioco è molto più radicato e da molto più tempo, consente già ai ragazzi che sono interessati a questi percorsi di avvicinarsi al settore dei videogiochi già dagli ultimi 2 anni delle scuole superiori. Questo perché è una sorta di avviamento professionale che valorizza questo tipo di professioni. Insomma, le ragazze e i ragazzi dei videogiochi mettono a disposizione di questo oggetto complesso ogni genere di competenze. C'è chi scrive, c'è chi realizza musica, chi fa il game designer, il programmatore, e sono le più svariate professioni, quindi sono assolutamente d'accordo, però questo è sempre un ruolo che in qualche modo va a finire sulle istituzioni culturali e accademiche, che devono rappresentare correttamente il videogioco, altrimenti è ovvio che c'è una naturale competizione di chi deve accedere alle risorse, e chi è lì da prima cerca di difendere i privilegi ottenuti, soprattutto quando vede un qualcosa di nuovo come il videogioco, che muove dei numeri obiettivamente incredibilmente maggiori. Quindi è oggi pericoloso. Incredibilmente maggiori. Michele, vai. Facciamo un cambio così, però visto che l'ho tirato in pista 3 volte non posso dirgli no, tu non parli, cattivo. No, parla subito, le cose vanno viste calde. Sì, pure perché sennò me le scordo. Una cosa che volevo dire, velocissimo. Prendiamo l'esempio della Polonia e di CD Projekt Red, ma prendiamo anche l'esempio del Giappone, come detto, lì ce ne sono tantissimi proprio. Sono tutti i paesi in cui prima c'è stato uno sviluppatore che ha generato numeri, dopodiché la società, la politica, il costume gli è venuto appresso. Io vedo il problema grosso in Italia come cerchiamo di fare i numeri, perché se riusciamo veramente a fare i numeri, a quel punto verranno loro a contattarci, non saremo noi a doverli contattare. È un po' l'uovo, è nato prima l'uovo alla gallina, cioè che questo è il grande mistero dell'industria del videogioco, cioè ci vuole il campione nazionale, no? Che questo tra l'altro è un discorso che si è fatto per anni nel mondo delle start-up, ci serve l'unicorno, no? Poi ne abbiamo uno, si chiama Yux, dei tempi, poi non abbiamo avuto, sì, qualcosa nel fintech adesso, però insomma o deve essere la politica ad accorgersi, questa la teniamo come secondo giro, se siete d'accordo, andrei avanti, per cui la tengo buona, con Michela Romanini, Women in Games Italia, scusate. Allora, innanzitutto che cos'è Women in Games? E poi ti faccio una domanda però. Sì, grazie Luca per l'introduzione, ringrazio anche l'ambasciata di Svizzera per aver organizzato questo bellissimo evento, l'associazione IDEA e tutti i bellissimi partner e le aziende che partecipano oggi, ho colto un po' l'occasione. Women in Games Italia è l'organizzazione no profit che si occupa di promuovere l'inclusione di genere nell'industria del videogioco e degli esport in Italia. È nata nel 2018, ma diciamo che prende spunto e collabora attivamente con l'organizzazione internazionale Women in Games, che invece è nata nel lontano 2009 e ha sede in Inghilterra, ma è rappresentata ormai in tutto il mondo da moltissimi ambassador, oltre 500, e da moltissimi network nazionali. Allora, la domanda è che, insomma, a me fa molto piacere, ma le donne nel videogioco sono state, fino a poco tempo fa,
una minoranza. Noi sappiamo che, da un punto di vista, io sono giornalista di dati, le donne sono il 50% della popolazione terrestre, nel mondo del videogioco è una percentuale molto bassa. Sono entrate adesso, insomma, queste statistiche si stanno un po' riequilibrando, però di fatto l'industria ha vissuto dei sex gate, non so come, sì, come chiamarli, nel senso che grandi imprese multinazionali hanno visto l'allontanamento di manager, l'allontanamento di game designer per comportamenti inappropriati nei confronti del mondo femminile, e allo stesso tempo la community, la comunità di videogiocatori e di persone che si interessano al mondo del videogioco, non so in Svizzera come funziona, poi questo lo voglio chiedere, però si è dimostrata spesse volte molto aggressiva. Non siamo molto lontani da quello che è successo sul calcio, attenzione, per cui teniamo conto che adesso, insomma, alcune cose funzionano, però quando ero giovane, una donna che parla di calcio non è possibile, per cui non parliamo di un fenomeno da un punto di vista sociologico molto lontano da quello che è l'Italia, però insomma vorrei capire dal tuo punto di vista innanzitutto se c'è un problema Italia e se c'è un'anomalia di questa industria. Allora sì, assolutamente, nonostante vediamo che nel mondo il numero ad esempio delle giocatrici è sempre maggiore, per cui secondo alcuni studi molto recenti di ISFE e GDF ormai le giocatrici donne sono appunto tra il 45 e il 47%, poi a seconda dei vari mercati europei, questo studio ha analizzato l'Italia, la Germania, la Francia e la Spagna. Vediamo che nell'impiego invece di professioniste nel settore i numeri sono ancora molto bassi, infatti sempre secondo questo studio abbiamo una percentuale di impiegate nell'intero settore del videogioco, quindi in tutte le diverse professioni che possiamo trovare in quest'industria, che è rappresentato al 20,38%, quindi una percentuale estremamente bassa. Secondo altri studi, se analizziamo invece la percentuale proprio di sviluppatrici, quindi di donne che lavorano nell'area tecnica, arriviamo anche al 14%, quindi c'è una quasi assenza, possiamo dire. Ovviamente si riscontra un problema legato anche alla società, alla cultura. Vediamo che è ancora molto presente uno stereotipo secondo cui le donne non possono lavorare in aree tecniche legate allo sviluppo o in un'industria percepita ancora prevalentemente come maschile, che è appunto quella del gaming. Ci sono degli studi molto interessanti condotti da UNICEF, che ha cercato di analizzare appunto la percentuale di giocatori adolescenti, e lì è arrivata sempre alla conclusione del 45-46% composto ormai da bambine e ragazze. Ma se a questi ragazzi poi veniva chiesto se fossero interessati a intraprendere una carriera nel settore dei videogiochi, i ragazzi rispondevano per il 68% di sì, e la percentuale delle ragazze scendeva al 32%. Mentre poi, analizzando proprio il numero di impiegati nel settore, si arrivava a contare una percentuale di ragazze del 24%, di donne impiegate del 24%. Quindi vediamo come ci sia poi questo gender gap che va ad aumentare dall'utilizzo del videogioco a una vera e propria professione all'interno dell'industria. Ci sono ovviamente molti stereotipi culturali che sono a causa di questo gender gap, e con Women in Games riscontriamo anche una problematica legata ovviamente allo sviluppo dell'industria nei vari paesi. Quindi nei paesi in cui l'industria è più sviluppata vediamo che va un po' meglio, insomma. Mentre nei paesi in cui c'è una problematica anche, diciamo, economica legata allo sviluppo dell'industria, la percentuale di donne cala, forse è legato semplicemente al fatto di una mancanza appunto di professioniste e di ragazze che abbiano studiato anche ad esempio nell'area delle STEM. Abbiamo anche diversi dati a riguardo che mostrano come le ragazze che utilizzano i videogiochi frequentemente abbiano una maggiore propensione a intraprendere uno studio, una carriera professionale nel
nell'area appunto delle scienze e delle tecnologie, e quindi ovviamente questo poi permette di avere un numero maggiore di impiegate nel settore. Però ti faccio la domanda, c'è un problema italiano secondo te? Cioè, posto che devo dire i grandi casi sono stati cioè sono stati tutti all'estero, negli Stati Uniti, in Francia e così. Visto che poi insomma di sviluppatrici o persone che si occupano nel mondo di, insomma, le donne, dimmi se dico male, però insomma sono una decina chi si occupa di comunicazione, non lasciano da perdere la parte di sviluppo, saranno 10-15 personaggi, poi vabbè ci sono gli influencer, sono un po' di più, allora questa numerologia non lo so, ecco, però per chi oggi donna si affaccia in questa industria, indipendente dal luogo, che sia una streamer, che sia una caster, che sia una sviluppatrice o che sia un game designer, rischia insomma di sentire un'atmosfera da cuccia, insomma, da, un tempo si diceva da Club del Sigaro, no? Oppure stanno cambiando le cose? Le cose stanno cambiando assolutamente, perché vediamo anche un maggior numero anche di percorsi formativi che sempre di più riesce a coinvolgere le giovani ragazze, e secondo me anche per il lavoro di questi anni fatto da moltissime organizzazioni, da Women in Games, anche dalla stessa organizzazione IDEA nel promuovere il settore del videogioco come un settore che dà tantissime opportunità. C'è ancora qualche problematica legata alla causa di genere ovviamente nel settore, proprio perché l'industria fatica ancora un po', diciamo, a decollare, come dicevamo prima. È tutto legato ovviamente, però vediamo che negli ultimi anni sta cambiando qualcosa, e quindi siamo positivi, diciamo. Maurizio Rigamonti, Swiss Game Center. Allora, innanzitutto ci spieghi lo Swiss Game Center, e poi ti volevo chiedere un po' due cose che sono emerse. Innanzitutto, se secondo te, così anticipiamo anche la domanda che è venuta fuori, cioè c'è bisogno di un unicorno svizzero o voi non ne avete bisogno di un unicorno svizzero? Grazie mille per le domande, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Come Luca diceva, faccio parte del Swiss Game Center, che è una delle associazioni in Svizzera che si occupano, la nostra almeno si occupa di formazione. C'è sempre la problematica dell'industria, del come si arriva sul mercato, ma anche come si forma la gente. E dunque abbiamo lavorato tanto sugli eventi per portare dai più giovani alle persone in riconversione la creazione del videogioco. Tant'è vero che anche Marco era venuto a trovarci una volta per dare un corso. E la cosa interessante in Svizzera è che le associazioni, ce ne sono 3 o 4, che lavorano a livello nazionale e non si pestano i piedi. Questo, anzi, piuttosto c'è un rapporto amichevole, e se prendiamo l'unico AAA che abbiamo, che è appunto quello di Farm Simulator, che è Giants a Zurigo, molto distante dal resto della comunità, ma quello che è interessante a livello di comunità di creatori di videogiochi è che la gente fa un sacco di volontariato, la gente va d'accordo, si scambia le informazioni. E in Svizzera non c'era videogioco fino a 10 anni fa. Il fatto che la gente si impiega, che ha cercato di portare prima di tutto verso gli altri come si crea un gioco, che si è scambiata informazioni, eccetera, ha permesso rapidamente di crescere, e c'è ancora da imparare, chiaramente, però crea comunque un contesto positivo. E dunque in questo contesto possiamo insegnare a qualcuno, ma a volte invitiamo anche gente dall'estero, dell'esperienza, come avevamo invitato i creatori proprio della licenza Assassin's Creed, perché in verità c'è un team dietro. Forse alcuni di voi ricordano dei nomi, una persona, in verità c'era un team, e loro sono arrivati, hanno dato dei corsi, perché è interessante insegnare a un ragazzo, ma è interessante anche insegnare all'industria. Dunque può essere una masterclass, ma quello che facciamo spesso è anche di dire ok, non facciamo una masterclass, chiamiamo qualcuno che segue per una giornata e veramente analizza i progetti. C'è stata gente buona che ha portato effettivamente informazioni. Dunque questo è un po' il ruolo del Swiss Game Center. Adesso ho parlato tanto. Prima di passare all'altra cosa, posso chiederti, voi avete un tema di competenze che non ci sono? Perché prima
nell'intervento di Luisa Bizzi è stato, beh sì, a noi ci piacerebbe avere un sistema paese, che è un'espressione vecchia, no? Dove però uno sviluppatore francese trova attraente venire a lavorare in Italia, no? È chiaro che c'è un problema di tassazione che noi abbiamo molto alto, che fa sì che il costo, insomma, per assumere un programmatore di videogiochi, per assumere un artist, così, è molto alto, e quindi non ci sono i soldi per fare delle offerte importanti rispetto ad altri paesi. Una cosa che a me ha fatto molta impressione è che l'Istituto Italiano di Tecnologia, che attualmente è l'istituto italiano più grosso, finanziato dallo Stato con 8 milioni all'anno, per diventare attraente è in un posto bellissimo a Genova, sul mare, ed effettivamente lì funziona. Però hanno messo in pista tutte le cose migliori che c'erano e ha funzionato. In Svizzera voi avete un tema di crescita delle vostre imprese, e quindi di riuscire ad attrarre qualcuno, oppure per questioni anche di mentalità, di diversità anche che al mondo svizzero, se vi fate le cose per i fatti vostri e crescete endogenamente senza troppe contaminazioni? Allora, già, forse una cosa che posso anche premettere è che non ritengo che ci sia un mondo svizzero, perché guardo i creatori dalle diverse regioni linguistiche, ognuno ha un approccio diverso. In verità, tralasciando il Ticino, che fosse un po' più piccolo, è un po' di più fra le due grandi regioni linguistiche, che sono quella francofona e quella germanofona, anche i giochi sono proprio culturalmente diversi. Culturalmente, cioè che ci sono delle tipologie di gioco diverse, oltre al fatto che c'è un tema di lingua, e eccetera. Una maniera di creare che è diversa. Ad esempio? Farm Simulator, gioco di trattori. Che è Zurigo, dunque okay. Parte tedesca. Si scrive in quell'ottica germanica, dove si giocano simulatori orribili anche. Farm Simulator è fatto benissimo. No, allora è bellissimo Farm Simulator. Io sono un fan di Farm Simulator. È effettivamente tedesco, certo, nel senso che tu gestisci ogni singolo pezzetto della fattoria, cioè livello ingegneristico, cioè non è il pulcini, cioè non è che si aggiungono pulcini e si tolgono pulcini. Quando parlavo di giochi orribili, proprio non Farm Simulator, che è uno dei migliori simulatori che esistano, ma ci sono cose tipo, non lo so, Tira Simulator, praticamente sono dei cubi che si muovono, una cosa che si sarebbe fatta 30 anni fa. Ecco, quello che dicevo, ai tedeschi piace questo modo simulativo, e la comunità francofona è un po' più in quella direzione artistica, quasi francese, con più narrativa. Ma al contempo gli svizzero-tedeschi amano anche cercare delle esperienze abbastanza folli. Non so come mai, forse sono i giochi e il pubblico. Ma comunque c'è un'industria che comunica molto, e poi non si può generalizzare. Una diversity, diciamo, di programmazione culturale. No, si collabora tantissimo, si discute tantissimo, è quello che conta. Poi ognuno porta quelle che sono le sue basi, perché la creazione del gioco parte comunque dall'esperienza del creatore. Adesso ho dimenticato qual era la domanda, mi scuso. No, la domanda era dal punto di vista della formazione, che poi voi vi occupate, cioè se sentite il bisogno di attrarre talenti, o se questo è un problema anche per voi, perché per noi è un problema grosso questo. Allora, purtroppo quando si parla col mondo economico, la risposta che mi danno sempre è portami Ubisoft e poi ne discutiamo. Non ho i mezzi come individuo di portare Ubisoft, lì bisogna lavorare a un altro livello, è sistemico e tutto. Dopo, difficilmente la comunità come tale può agire su certe cose, la politica deve intervenire. Non so se la fiscalità è ancora una buona ragione al giorno d'oggi, perché vediamo tutti dove si tende ad andare verso qualcosa che si allinea, e la Svizzera è comunque cara, e quello che può sempre offrire è la qualità delle scuole, dei servizi, che sono servizi sanitari, eccetera, eccetera, una certa sicurezza, quello può essere attrattivo. Poi dopo, per il resto, dovrei quasi praticamente essere un indovino per sapere quali sono le ragioni. Sicuramente ci sono i capitali, e io credo molto nei nuovi campi,
chiaro che si può creare videogioco, al giorno d'oggi comincia anche a cambiare la visione. Perché quando hai detto sicuramente ci sono i capitali, ci siamo un po' tutti guardati, perché questa è una cosa che... In che senso ci sono i capitali? Nel senso che il mondo dell'impresa privata, il mondo bancario, è più attento a finanziare certi progetti, cosa che da noi non avviene, perché insomma in banca in Italia, se non vai a chiedere dei soldi, ti chiedono se hai una casa di proprietà da ipotecare, non guardano mai il progetto, insomma. E il venture capital da noi lavora su dimensioni e su una scalabilità che non è quella del videogioco, perché una cosa che non ci siamo detti, cioè è stato sempre detto, sì, nel mondo delle startup c'è il venture capital, ma il venture capital lavora su una tecnologia che è scalabile, cioè tradotto, se tu fai 40.000 Assassin's Creed e hai già fatto Assassin's Creed, io ti finanzio anche 20 milioni. Se però ne hai fatto uno di gioco e dopo cambi genere, per me è un tuffo nel vuoto. E questo rende questa un'industria completamente diversa. Ecco, Milestone può essere un'industria che può essere finanziata dal capitale di Ventura, perché loro hanno un'idea molto precisa, sai dove devono andare, fanno il racing game, per cui da questo punto di vista potrebbero essere appetibili. Sì, quando dicevo ci sono i capitali, dipende... Allora, un imprenditore è la sua storia, dove l'imprenditore e la ditta vogliono arrivare con il gioco. Chiaro che se si vuole fare un Assassin's Creed ci saranno un certo tipo di problematiche, bisognerà fare un certo tipo di investimento. Mi è stata posta la domanda sull'unicorno. Il primo unicorno svizzero a livello di startup era Mindmaze, una ditta losannese nell'ambito della riabilitazione della neuroscienza. E loro hanno oltrepassato il miliardo di fondi di investimento da parecchio. E loro nel loro programma, anche se non sono ancora attivi, com'era l'idea, facciamo del videogioco. Adesso sono resi conto che il materiale è troppo difficile da produrre, perché quando si entra nella certificazione medica è costoso, e stanno passando alle terapie digitali. E qui ci sono tanti studi che stanno nascendo nel mondo, che si occupano di applicare il gioco, il videogioco, nell'ambito delle neuroscienze, della salute, eccetera. E lì è facile da spiegare. Gli investitori capiscono, addirittura sono gli investitori che cercano. Dunque bisogna sempre poi domandarsi cosa si vuole fare come gioco. Ci sono giochi che porteranno, che sarà facile trovare fondi, e altri sarà più difficile. In Svizzera siamo anche molto legati al fatto che c'è un ente che è garantito dalla Costituzione, che è Proelvezia, riceve un finanziamento, lo distribuisce, poi ci sono i cantoni che possono decidere, e per molti è semplicemente una visione artistica del finanziamento, e dunque bisogna passare per forza da queste istituzioni. Ma in verità c'è un finanziamento pubblico da voi che arriva tranquillamente al videogioco, e non devono contenderselo il cinema, la televisione, no, c'è anche lì. C'è no, dopo la verità è che anche se delle cose sono separate, i fondi non sono ancora sufficienti. Okay. I fondi non bastano mai. Poi forse c'è ancora un problema di definizione e di linguaggio. La gente non sa forzatamente cos'è il videogioco. E al giorno d'oggi, se si ha un progetto piuttosto artistico, per esempio se mi metto a ballare e dietro un sistema interattivo con delle luci, posso accedere a questo fondo. E a un certo punto vado a consumare poi la base che servirebbe in verità agli stadios. Quello è un problema, però qualcosa c'è, si può sempre fare meglio. E poi quello che è interessante è che c'è il livello di governo centralizzato, dunque la Confederazione, ma che anche certi cantoni cominciano a riflettere, a finanziare. Prima è stato un cantone romano che ha detto: ok, noi creiamo la nostra borsa e gli stadios potranno venire da noi anche. E questo è un processo che dovrei migliorare, ma qualcosa è già successo. Nicolas, do you believe in e-sport? Do you have an e-sport event in Switzerland? Or do you have the streamer market, YouTuber star? We strongly believe in e-sports. Do you believe in this? I personally believed in e-sports more than 20 years ago when it started. But now it really picked up a couple of years ago. We indeed have a huge community. As we said, we have German-speaking community, Italian-speaking community. Yes. So we rely also a lot on the neighboring countries and the stars of the neighboring countries. But we have a lot of events. Just before COVID, we had more than 15
gaming esports events in Switzerland, which is a lot for a small country like ours. So this was really the proof of the interest of the public for this. Visto che mancano 10 minuti, io ripescherei la domanda di Bianchi, che insomma adesso provo a riformularla in maniera, e vorrei un commento da tutti voi partendo da Luisa Bixio. Noi non abbiamo unicordi, ma credo che non, anzi la pongo in maniera un po' più diretta, io credo che difficilmente avremo un unicorno così come il mercato se lo aspetta, cioè l'azienda che comincia ad avere una dimensione globale, ecco, diventare una multinazionale, anche se come ci hai spiegato tu, tutte le aziende, anche quelle piccole, devono ragionare in una dimensione globale. Secondo te questo è un messaggio che va comunicato con forza al mercato, al ministro, alla politica? Cioè attenzione che non aspettiamo che dall'altro nasca il talento straordinario, perché se il talento straordinario poi lavora in una cameretta con, come abbiamo visto, con la moglie, il fratello siamo nell'arco di 5 persone e non abbiamo i soldi per pagarci un programmatore o un manager che viene da una grande università, di che cosa stiamo parlando? La buttiamo in cultura, che va sempre bene, però non si costruisce un mercato. Io penso che ci sia anche una maturazione e i tempi, cioè questa è un'industria relativamente recente, perché l'hai detto tu prima, è un'industria che ha 35-40 anni d'età. L'azienda dove sono io nasce 27 anni fa, 10 persone, e poi abbiamo lottato per crescere, hai ragione, mica si sta a aspettare i contributi, si lotta, si cresce e ognuno fa la sua corsa, la sua strada. È chiaro che il mercato di 20-25 anni fa era profondamente diverso, voglio dire, elettronica, c'erano proprio altre aziende che oggi non ci sono più, Electronic Arts era piccola, è diventata quello che è e quant'altro. Quindi era un pochino più semplice quando c'era un gruppo di talentuosi, per cui i talentuosi essere visti, era meno competitiva, i numeri erano più piccoli. Adesso è un'industria grande, strutturata, e quindi io credo che non si possa stare in attesa dell'unicorno che nasce spontaneamente, cioè il Valen di prima o il Candy Crush che è nato, e sappiamo che è nato, come va, non è qui da noi, però insomma nasce in qualche origine in Italia. Non è restato da noi poi il Candy Crush, cioè tra l'altro poi non è restato. Non è rimasto da noi, esatto, nasce qui. Però voglio dire, sono unicità, lotterie le chiamerei, cioè se vuoi sono singole. Qui se vogliamo far crescere questa industria va trattata da industria, e l'Italia deve essere semplicemente messa nella stessa condizione di tutti gli altri paesi del mondo, cioè nulla di più si chiede. Come viene supportato il cinema con 400, 500, 700 milioni, non so quanti, ho sentito varie cifre, anche industria videogioco con numeri più piccoli, noi siamo in questo momento certamente più piccoli, però si chiede di andare sulla stessa linea di partenza. Quindi io non credo che il punto dell'unicorno sia quello che potrà far cambiare idea alle nostre istituzioni. Le nostre istituzioni cambieranno idea quando comprenderanno la valenza di questo mercato, comprenderanno che investire in questo mercato è un ritorno per il paese in tassazione, in giovani che lavorano, in formazione, però è un discorso un pochino più strutturale della singola. Michele, posso chiederti un'altra cosa a te? Che è questa? Io ho partecipato sempre come moderatore a un incontro sulla diversity con vari esponenti, e una ingegnera del Politecnico di Milano ha raccontato questa cosa che mi ha abbastanza colpito, cioè che insomma al Politecnico di Milano, che è una grande facoltà di ingegneria del nord Italia, le donne rappresentano il 15% degli ingegneri, degli studenti. In Italia è così. Si sale sul 30% solo nel biomedicale, perché è accudimento, no? Cioè su chi produce, no? Me l'ha spiegata così. Lei ha cominciato a fare delle sperimentazioni, perché lei tra l'altro è docente di data automation, una cosa complicatissima,
E mi ha detto, è pazzesco, perché nel momento in cui tu tieni nella stessa stanza maschi e femmine, i maschi su progetti comuni europei alzano subito la mano e schiacciano per questioni di educazione, per mille motivi, delle ragazze che diceva che io so di essere più brave. Ha dovuto fare, per far emergere delle individualità, una classe di sole femmine. È una cosa che a me culturalmente fa male, cioè culturalmente, ma a tutti noi fa male, l'idea che per far emergere delle individualità si debbano, no, creare delle classi, come succedeva 30 anni fa. Dovranno nascere delle start-up, delle software house solo femminili del videogioco, secondo te? Cioè c'è questo tema che, insomma... Allora, questa è una domanda molto interessante e mi fa venire in mente in realtà una conversazione avuta tempo fa con un manager che lavorava in Telltale Games, molto vicino ai temi della diversità e dell'inclusione, che diceva un po' la stessa cosa riscontrata dall'ingegnera, che praticamente lui, ad esempio, nella sua azienda aveva una percentuale molto molto bassa di donne, perché si rendeva conto, già leggendo i curricula che arrivavano all'interno dell'azienda stessa, nel reparto HR, che gli uomini si presentavano come i migliori in assoluto, diciamo, per diverse skill, mentre le donne per, non so, forse timidezza, per un modo in cui probabilmente ancora oggi molte donne sono educate, tendevano un po' a sottovalutarsi. Quindi alla fine diceva, noi non riuscivamo già a offrire la possibilità di fare dei colloqui a tantissime donne perché il CV veniva scartato automaticamente. Poi aveva deciso autonomamente di invece dare l'opportunità a tutte le donne che presentavano domanda per determinate posizioni di fare il colloquio, e si era reso conto che appunto si trattava di figure estremamente qualificate che però non si sapeva, diciamo, bene il motivo, tendevano un po' a sottovalutarsi. Secondo me è dato anche un po' dall'educazione, per cui oggi tante ragazze tendono un po' a essere perfette, no? Se non sei perfetta in qualcosa non puoi neanche parlare e metterti in discussione e competere con tanti uomini, ad esempio. E quindi lui, facendo così, alla fine aveva aumentato la percentuale di donne di un 25%, mi sembra. Forse avere dei team prettamente femminili, sì, potrebbe aiutare assolutamente. Lisa, tu cosa ne pensi? Allora, io nel mio percorso non l'ho percepito. Noi abbiamo tante ragazze che entrano in azienda e una persona è una persona, di qualunque genere sia, di qualunque, voglio dire, una persona in azienda viene valutata per le sue capacità. Poi è chiaro che c'è in Italia ancora, se vuoi, un retaggio. Mia figlia studia matematica, quando ha detto dopo il liceo classico vado a fare matematica, la nonna ha detto ma no, matematica, ma vai a fare legge, perché c'è ancora, noi abbiamo ancora questo concetto che le facoltà scientifiche sono più per maschietti. Però secondo me, voglio dire, 10 anni fa negli studi di donne non ce n'erano. Oggi il 25% sono donne. È una, cioè, bella notizia. Marco, ti piacciono gli streamer? No. Ok. Oh, grazie. Oh, l'ho fatto apposta perché... Cos'è che non ti convince? Cioè, gli streamer, allora, per chi non lo sapesse, insomma, è una nuova modalità di raccontare il videogioco. Sono persone che giocano in diretta al videogioco e parlano inquadrati, per cui, insomma, sono dei telecronisti delle loro avventure. Cos'è che non ti piace? Ma no, ma lì, però, un attimo, si entra molto sul gusto personale, cioè, nel senso che... piacciono gli italiani? Cioè gli streamer? No, su questo sono totalmente internazionale, non faccio discriminazione, non mi piace nessuno. No, non, diciamo che è qualcosa che, ma generazionalmente non mi appartiene, sono un po' troppo anziano probabilmente per questo tipo di intrattenimento. Il mondo cambia e anche se cerchiamo di rimanerci attaccati, si discosta un po' da noi. Per cui certe cose che sono nate dopo le percepiamo, io credo sia normale, un po' più lontane. Per metterci un collegamento più professionale, diciamo che c'è una cosa che non mi piace, che è la confusione. Questo dovrei poi a mia volta chiederlo a te come collega giornalista. Cioè,
Non mi piace molto la confusione di ruoli che si determina a volte attorno alla figura dello streamer o dell'influencer in genere. Cioè, rispetto, ovviamente, scherzi a parte, questo ruolo importante perché è molto vicino alle nuove generazioni, quindi ha anche in un certo senso una, qualche modo, una responsabilità, però non mi piace che ci sia confusione per cui a un certo punto lo streamer, che in qualche modo è un intrattenitore, non c'è niente di male, viene percepito come un critico o come un giornalista, e poi il fenomeno opposto, che secondo me è un po' più triste e squallido, se posso essere sincero, che è quello del giornalista invidioso dello streamer che ha successo e che lo insegue, e spesso posso dire che scade un po' nel patetico. Allora sì, lì c'è un tema che va spiegato, cioè che non so a quanto interesse, però di fatto qual è la grossa differenza? Che insomma il critico, il giornalista, di fatto come funziona? Che parla di un prodotto, lo critica, lo giudica, non viene pagato dal prodotto, ok? Per cui non ha un hashtag ADV, e uno può dire sì, però il tuo editore viene pagato dalla sponsorizzazione, però insomma questi soldi il giornalista non li vede. Cioè io la cosa che dico sempre, mi chiamo Luca Tremolada, mi paga Confindustria lo stipendio, cioè nel senso che il mio azionista è l'unione degli imprenditori. Nel caso degli influencer questo rapporto alle volte è un po' torbido, alle volte non è esplicito, alle volte devono mettere un hashtag ADV in cui dicono guardate che sto parlando di questo gioco perché mi pagano per parlare di questo gioco, poi sta alle generazioni, sta ai ragazzi dire io mi fido dello streamer che quando ci gioca e anche se prende dei soldi dà un giudizio. Sì, una cosa proprio finale in conclusione, premesso che poi sono anche curioso alla fine di sentire anche le conclusioni del nostro collega di Rai Way. Però volevo solo dire una cosa proprio istantanea sul discorso del genere femminile nell'industria dei videogiochi, perché ho trovato interessante lo scambio di opinioni, anche quello che ha detto Micaela, quello che ha detto Luisa. È un tema molto difficile, ho grandissimo rispetto per tutte le posizioni. Credo che, anche se mi piace l'approccio chiaramente di Luisa, che è molto positivo e nasce da esperienze pratiche, quindi è importante, però penso che dobbiamo sempre riflettere sul paradosso un po' della quota rosa, no? Cioè la quota rosa nasce come qualcosa che per definizione non è giusto, perché si dice sempre, no, siamo tutti esseri umani, siamo tutti uguali, per merito si devono conquistare le posizioni, però a fronte di una posizione iniziale fortemente sbilanciata, a volte bisogna opporre una controforza per ristabilire. Quindi sono delle misure idealmente transitorie che permettono di ristabilire un equilibrio. Una volta che la situazione... Le quote rosa nel in un certo senso... lo so, però è importante anche a volte scardinare dei meccanismi, perché poi quando emergono... Cioè, però una spallata. Però quando esplodono certi buboni nell'industria dei videogiochi internazionali che riguardano il sessismo, poi mettono a nudo una realtà che deve farci riflettere, perché per uno che si scopre, io mi chiedo sempre... Quanti ce ne sono che non si sono scoperti ancora? Quindi Maurizio, ultima cosa, siamo in chiusura, però voglio chiedere, in Svizzera c'è ancora il dibattito i videogiochi fanno bene, i videogiochi fanno male? Sì. Ma quanto, cioè, com'è interpretato? Perché da noi, insomma, è abbastanza... piatto, cioè, in che senso fanno bene e fanno male da voi? Allora, la discussione, per fortuna, stanno scomparendo. Quello che personalmente mi fa male è che sia la televisione pubblica che quasi sempre la tira fuori sul videogioco che fa male. E poi a volte mi capita di essere invitato a un evento per parlare e mi dicono sì, però mi devi parlare anche di quanto il videogioco fa male. Dico, già non mi ritengo qualificato per farlo, allora scegliete, o vengo per parlare del mio lavoro o non vengo, questo è un po' il punto. E se devo dare una visione che però resta la mia, quando leggo gli articoli scientifici, il mio messaggio, specialmente anche ai miei studenti, è andate prudenti, sia con quelli che sono contro il videogioco, sia con quelli che parlano delle grandi doti del videogioco, perché la verità è che conosciamo ancora pochissimo, ci vorranno anni e anni per riuscire a capire cos'è il gioco veramente, e molta letteratura adesso lacunosa nei protocolli. Dunque, A me ha fatto sorridere la questione della Cina. Voi sapete che in Cina
il videogioco è vietato, cioè quantomeno un ragazzo sotto i 14 anni può giocare solo il sabato e la domenica per un tot di ore, no? E c'è stato un mondo occidentale che si è un po' scandalizzato per questa misura, perché sicuramente fa impressione, anche perché poi i cinesi hanno veramente la possibilità di controllare quanto il bambino accende la console, per cui lo switchano. Nei paesi occidentali, io ho scritto un articolo, sono le famiglie che puntano il timer ai nostri ragazzi, perché poi, nel senso, sono io a dire a mio figlio Zeno, guarda, mezz'ora, no? Per cui quel ruolo lì di si gioca mezz'ora c'è anche da noi, anche noi decidiamo le famiglie quanto devono giocare i ragazzi, però lo decidiamo noi, non c'è uno Stato che lo decide. Sì, dopo per me questo discorso rientra in una cultura generale al digitale, perché abbiamo parlato di videogioco oggi, ma la verità è che un po' in tutta Europa c'è la problematica della comprensione digitale, e ci si aspetta dall'industria che faccia certe cose quando i meccanismi ci sono, però poi non bisogna dimenticare anche l'impatto sociale. Del tipo, se suo figlio gioca sempre, no, lui forse no, ma tutti gli amici giocano, diventerà difficile, certo, come genitore, certo, di dire no, tu giochi due ore, certo. Ma i miei amici... Vale anche per le figurine questo, per cui vale anche ricordarlo. Allora, siamo in chiusura, io mi sono un po' dilungato e chiedo scusa agli organizzatori, se ci sono, faccio una domanda dal pubblico, direi di farla adesso, ricordiamoci che c'è anche collegato Stefano Maccarinelli. Una domanda solo, a una mano. 3, 2, 1, chiuso il tempo, io sono fatto così. E a questo punto chiederei invece di intervenire, insomma, per le conclusioni, anche per dire, cioè, quello che insomma, ti è piaciuto o non ti è piaciuto, Umberto Babuscio di RaiWay, che insomma ringraziamo di essere qui, insomma è anche... è un factotum di tutto quello che c'è intorno, e anche chi chiedeti anche come cosa ti è piaciuto, mettiti qua. Intanto va bene, buonasera a tutti, io sono uno dei manager delle TV pubbliche che parlano male dei giochi, capito? Da 28 anni, non è così, talmente non ne parliamo male che voi siete in diretta in Lombardia, cioè per dirvi una cosa, in effetti siete in diretta in Lombardia in un modo innovativo peraltro, perché non è che siete su un programma lombardo o su un canale lombardo, siete in diretta in maniera tale che un ragazzo lombardo che volesse vedere questo, che ha voluto vedere questo evento, ha schiacciato il tasto blu del telecomando e l'ha visto. Io perché dico questo? Perché durante questa giornata ho avuto modo di ascoltare termini anche abbastanza interessanti. La nostra sottosegretaria Ascani ha parlato di apprendimento attraverso il videogioco, di competenze. Poi dopo ha parlato di transizione digitale. Voi avete parlato di oggetto misterioso del videogioco. Qualcuno ha associato, non più di uno, la cultura con lo sviluppo industriale. Ed è un meccanismo vero, reale, che noi in televisione lo sfruttiamo. Cioè in televisione in realtà se una cosa non la vedete, non la fate. Il tennis ha avuto un tracollo a un certo punto perché non lo vedeva più nessuno. Poi improvvisamente è tornato sui televisori e siamo diventati campioni del mondo. Ed è una cosa, un meccanismo culturale. Quindi va vissuto il videogioco non soltanto come gioco, ma anche come visibilità di quello che è un mondo che questi manager industriali vivono tutti i giorni. Per questo oggi, per esempio, stiamo trasmettendo, perché forse qualcuno ci ha visto e comincia ad avere un dibattito sul tema del videogioco. A mio avviso quello che conta come azienda, RaiWay, che fa infrastrutture per la televisione, a mio avviso è approfittare della fiducia che si ha della televisione per creare una sinergia, un matrimonio nuovo fra il videogioco e la televisione. Io ho una figlia di 10 anni che in realtà cresce con i videogiochi, non la posso fermare un'ora, due ore, non c'è niente da fare. Ma quello che ho scoperto e ho capito adesso è che è un meccanismo di apprendimento che è diverso dal mio, a causa dei videogiochi. Cioè un meccanismo mentale per comprendere le cose. Forse allora, attraverso la televisione, dovremmo studiare un modo per fare anche dei format con delle infrastrutture che alimentino la televisione tali da consentire ai ragazzi e ai giovani di avere di sfruttare il meccanismo mentale virtuoso del videogioco per imparare meglio. Mia figlia attraverso il videogioco matematica la impara, altrimenti non c'è verso. Quindi probabilmente se un'azienda come la nostra collabora per costruire un'infrastruttura di rete che alimenta attraverso la televisione, di cui abbiamo tutti fiducia, anziani, giovani, la fiducia è un elemento di... Ancora oggi, se chiedete con una statistica recente, che cosa portereste nello spazio? Il 98% dice la televisione, perché abbiamo fiducia, ci sediamo intorno. Se a questo punto il videogioco transita attraverso questo mezzo di comunicazione in modo diverso, innovativo, magari attraverso strumenti come abbiamo fatto oggi, che non sono il canale tradizionale lineare, ma che lo scegliete voi, creando una community del videogioco che viaggia su questi canali innovativi e non tradizionali,
forse riusciamo a dare una visibilità diversa e a creare una cultura che cresce in modo diverso. Su un piano concreto, Rai Way intanto sta costruendo delle reti per far funzionare anche i videogiochi, aprire una collaborazione con Vigamus, con voi, per capire come far nascere una CDN nazionale che faccia viaggiare i videogiochi in modo diverso, siamo qui. Ma a parte i progetti industriali, concretamente ad esempio, noi abbiamo fatto da poco un evento, si chiama Innovation for Change, che è un evento internazionale coordinato da Parigi, dal Collegio degli Ingegneri di Parigi, col CERN e col Politecnico di Torino, veramente a livello internazionale. Noi abbiamo contribuito proponendo attraverso la televisione una modalità per curare l'Alzheimer, per aiutare i vecchi a gestire l'Alzheimer in maniera interattiva. Cioè, lo strumento interattivo della televisione, queste persone anziane riuscivano con questo meccanismo a parlare. Dobbiamo affrontare un nuovo progetto con l'Innovation for Change adesso, parte adesso. Perché non proporre a livello internazionale una modalità di uso della televisione e con il videogioco di tipo educativo, per far accrescere le competenze, che sfrutti questa mentalità che hanno i ragazzi grazie al videogioco per fare qualcosa di estremamente originale che transiti sulla piattaforma televisiva. Quindi non la PlayStation, la televisione tradizionale come mezzo per comunicare il videogioco in modo diverso. Questa è la conclusione che mi sento di dire oggi, di come contributo a un dibattito che è stato interessantissimo, ma che rivela un'esigenza profonda di essere visti, comunicare la cucina. È una storia stupenda, ma facciamola vedere. Cioè, probabilmente se una community comincia a sapere, cioè, c'è un tasto blu del telecomando, vede come lavora lui, poi ci entra in questa industria. Il gioco deve essere un servizio, se non è un servizio non decolla mai. Noi potremmo contribuire, grazie, perché siamo la Rai Way e siamo un servizio pubblico, a rendere un servizio. Bisogna costruirlo come servizio, forse è un elemento distintivo rispetto al mondo del videogioco. Li facciamo diversi noi, li facciamo educativi e forse i ragazzi, le persone ci vengono dietro. Tutto qua. Grazie. Allora, io ringrazio l'ambasciata svizzera che ha organizzato questo evento, ringrazio Vigamus per averci ospitato, ringrazio i rappresentanti dell'associazione dei videogiochi italiana e svizzera per aver animato questo dibattito. Ricordo, ma solo per i presenti, che c'è un aperitivo e per cui insomma la serata non finisce qui. Vi ringrazio e spero di dare appuntamento a un'altra puntata, insomma a un altro momento di confronto su questa industria. Grazie a voi.